Signor Bonafede, quali sono i nodi da sciogliere per far decollare il calcio amatoriale a livello nazionale? Ma diciamo che già siamo a buon punto, è inutile negarlo, fino a qualche anno fa eravamo dietro gli altri enti per manifestazioni organizzate a livello calcistico, poi con l'avvento sia della Lega Calcio Friuli Collinare, che come spesso avviene poi fa da pungolo anche ai centri provinciali e regionali, adesso possiamo dire che siamo a livello degli altri enti, anzi siamo tra i primissimi a organizzare eventi e manifestazioni nel settore calcistico. Quali sono i traguardi che vuole raggiungere durante la sua gestione? Ma i traguardi sono senz'altro quelli di fare una finale nazionale a più ampio respiro, dove possiamo trovare la partecipazione di tutte le regioni d'Italia per poi sfociare in un vero e proprio campionato nazionale, ma soprattutto senza perdere di vista il vero obiettivo, che è quello, lo sport di tutti, quello di far giocare tutti, quindi di fare più categorie e soprattutto puntare sul fair play e sulle coppe disciplina. Ci sono in ottica nazionale delle realtà come la Lega Calcio Friuli Collinare? Sì, ci sono altre attività, diciamo che non sono proprio a livello della Lega Calcio Friuli Collinare, però si avvicinano come in realtà come in Campania, in Sicilia, in Sardegna, adesso è subentrata anche la Liguria e stiamo vedendo anche tramite i comitati provinciali di poter fare utenze anche di 2-3 regioni per poter fare campionati competitivi. Per fare questi campionati nazionali vi siete prefissi una tempistica? Sì, diciamo che purtroppo questo per noi è stato un anno zero, perché come tutti sappiamo il Covid non ci ha permesso di sviluppare i nostri progetti. Diciamo che dal prossimo anno sicuramente partiremo con le fasi provinciali, poi con quelli regionali, che cercheremo di chiuderle entro giugno le fasi regionali, e a settembre il tutto sfociare in un'unica manifestazione nazionale. A livello nazionale siete sempre stati vicini alle esigenze della Lega Calcio Friuli Collinare. Che contributo pensi possono dare i dirigenti della Lega Calcio Collinare alla Libertas nazionale? Un contributo grandissimo, perché quello che sta facendo la Lega Calcio Friuli Collinare, anzi che sta facendo da tantissimo tempo, che è proprio quello dello sport di tutti, che significa che loro organizzano dei campionati proprio per far partecipare tutti, non è come a livello federale dove solo i più bravi giocano, e noi vogliamo proprio abbracciare proprio lo spirito dell'iniziativa della Lega Calcio Friuli Collinare, che è quello dell'etica, quello dello sport di tutti, quello con lo sport con la S maiuscola che permette a tutti di giocare.